Amici di Sport Grigio Rosso, siamo pronti per la nuova categoria del nostro concorso Pallone d'Oro del calcio dilettantistico cremonese. Parliamo di allenatori e parliamo di seconda categoria. Allora, questa stagione ha visto gli allenatori grandi protagonisti in seconda categoria, sono state le personalità che hanno spiccato, che hanno determinato l'andamento del campionato delle proprie squadre, quindi non è stata una scelta facile. Abbiamo deciso di inserire in nomination 6 nominativi, che sono allenatori che secondo noi si sono distinti più degli altri. Allora, il primo allenatore che vado a nominare è un personaggio notissimo perché ha un'esperienza importante nei professionisti, è stato per anni al Pizzighettone insieme a Venturato, è stato anche alla Cremonese, è un professore conosciutissimo di calcio, se ne intende, non c'è alcun dubbio, Angelo Bozzetti. Angelo Bozzetti ha allenato la Sporting Maris, ha vissuto una stagione sicuramente positiva, è mancata la ciliegina perché la Sporting ha perso i playoff al 93esimo dell'ultima di campionato, il calcio sa essere crudele, un gol subito ha negato i playoff alla Sporting. Però è indubbio che la Sporting abbia vissuto una stagione comunque positiva, ha fatto vedere un discreto calcio e quindi noi abbiamo pensato che Angelo Bozzetti meritasse la nomination e quindi è in nomination. Il secondo nome che vado a farvi è della squadra che è storicamente un po' rivale della Sporting, cioè il Torrazzo Malagnino, è quasi scontato, il Torrazzo ha vinto il campionato e nella sua vittoria tutti riconoscono è stata determinante la mano del mister. Stiamo parlando di Alessandro Rabaglio, è un personaggio che si era già distinto l'anno scorso alla guida dell'Oratorio Cava, ha fatto benissimo col Torrazzo, è un personaggio un po' schivo, non ama le luci della ribalta, ma in questo caso bisogna metterlo al centro perché si è davvero meritato la nomination, nessun dubbio. Il terzo personaggio che andiamo a citarvi è un allenatore navigatissimo che ha già vinto tantissimo, l'abbiamo anche già premiato più volte e che abbiamo deciso di inserire, nonostante la squadra non abbia vinto il campionato, ma ha centrato il suo obiettivo perché è Gianluigi Lupi della Torre Icio, che con una squadra non promossa si è salvato con larghissimo anticipo e quindi abbiamo deciso che fosse meritevole di essere anche lui inserito in nomination e quindi lo abbiamo inserito nell'elenco. Poi abbiamo l'allenatore Andrea Coletto. Coletto è un caso particolare perché è giocatore allenatore, ancora sta giocando, però è già guida tecnica del Persico Dosimo, sia pure insieme a Enrico Mondini, è una coppiata. Abbiamo deciso di inserirlo perché il Persico Dosimo ha vissuto una stagione molto positiva, purtroppo ha perso la finale del terzo turno playoff con San Marco e questo complica le cose in vista di un possibile ripescaggio, però il Persico Dosimo ha fatto veramente bene e dopo aver visto tante partite del Persico Dosimo dobbiamo dire che la mano dell'allenatore è stata fondamentale perché è una squadra molto organizzata e molto rognosa. Coletto quindi, oltre a dare un grande contributo come giocatore, lo ha dato come mister e perciò è doveroso inserirlo nell'elenco che abbiamo stilato. Poi abbiamo Roberto Pellizzoni, allenatore della Martelli, che ha vissuto una stagione un po' particolare perché a inizio anno era allenatore della Juniores, poi è subentrato, da quando è subentrato la Martelli ha cominciato a macinare punti, ha fatto tantissimi punti, si è qualificata per i playoff, è stata eliminata dal Persico Dosimo al termine di una vera e propria battaglia e quindi diciamo che è stato anche un po' sfortunato se vogliamo, però il suo rendimento è stato assolutamente positivo, tant'è vero che è stato chiamato dalla Casalese, quindi da una squadra di categoria superiore che allenerà nella prossima stagione e quindi assolutamente Pellizzoni merita di stare in nomination. L'ultimo nome che vi inseriamo è un caso particolarissimo che non succede nei concorsi solitamente perché non vi diciamo il nome per una questione particolare. È l'allenatore della Sesto 2010 che per l'ennesima volta si è qualificato ai playoff, è un allenatore che noi stimiamo tantissimo sul piano tecnico e che rispettiamo moltissimo come persona, ci teniamo a dirlo, per una querela che dura un po' di tempo lui ha espresso la volontà di non vedere riportato sul nostro giornale il suo nome, noi siamo rispettosi della sua volontà, ribadiamo che abbiamo la massima stima sul piano umano e tecnico, però finché lui non ci dirà di mettere il suo nome noi seguiremo la sua volontà e quindi non vi diciamo il nome, però è l'allenatore della Sesto 2010, lo conoscete tutti e assolutamente merita di stare in nomination perché anche quest'anno la sua squadra ha fatto bene e la sua mano si è vista come, è un allenatore che fa la differenza. Questi sono i candidati, ci prendiamo qualche settimana e poi vi diremo chi sarà il vincitore. Secondo noi sono quelli che si sono distinti più degli altri e quindi è giusto che siano loro a contendersi il premio. Per questa puntata diciamo è tutto e quindi cari amici di Sport Grigio Rosso vi invitiamo a restare collegati per vedere chi vincerà.